bambini! Sono molto felice di presentarvi la Kinetic Rock. Avete capito bene, non Kinetic Sand, ma Kinetic Rock. Quindi un materiale diverso rispetto alla Kinetic Sand, sempre molto divertente, con il quale si possono fare tantissime cose. Il set si chiama Rock Crusher. E ci sembrerà un po' di essere all'interno di un cantiere dove si svolgono i lavori. Vedete? La consistenza, poi dopo la vediamo per bene dal vivo quando ci giochiamo, è proprio diversa rispetto a quella della Kinetic Sand, quindi non è sabbiosa, ma è tipo sassolini, rocce, il breccino noi lo chiamiamo, non so come lo chiamate voi. Quindi questi sassolini che si trovano sull'asfalto o comunque nei cantieri dove si lavora. Allora, qua c'è scritto: vera roccia che si trasforma magicamente, non secca mai, si pulisce facilmente, realizzato con vera roccia, facile da modellare, bellissimo, un playset molto molto ricco, anche perché poi sapete, no, come per la Kinetic Sand, la scatola si trasforma in un vero scenario, quindi noi aprendo la scatola ci ritroveremo ad avere questo sfondo, questo fondale, poi c'è la betoniera, c'è un personaggio, ecco qua ci sono tutte le parti. Ovviamente c'è un sacchetto di Kinetic Rock e poi c'è anche il camion con la ruspa per poter tirare su questi sassi, questi ammassi di roccia. Il gioco è consigliato per i bambini che hanno più di 3 anni e adesso lo apro. Vedete qua c'è tutto il nostro cantiere. E questa è la nostra Kinetic Rock. Sono molto curiosa di sentire al tatto che sensazione dà. Tutti gli accessori. Quindi adesso vado a montare il camioncino. Andrà così? Sì. Poi qua. Questa. La nostra ruspa. Poi abbiamo, ecco, questo qua, io la chiamo betoniera, in realtà le betoniere sono fatte un po' diversamente, però comunque sono quelle macchine che smistano il cemento e con cui poi si fanno i lavori. C'è quest'altro strumento. Uno stampo per fare delle rocce grandi, 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 grandi. E l'addetto ai lavori. Tutto snodato. Allora, vado a preparare il mio scenario. Qua in fondo mettiamo questo. Dice che ci sono... ecco, lavori in corso. Ho scritto anche in italiano, non ci avevo fatto caso. Lavori in corso. Eccolo qua. Lui lo metto subito dentro qua, mettiamo alla guida. Eccolo. Vediamo un po' questa Kinetic Rock com'è. Guardate, sono tutti micro 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 sassolini di colori diversi, perché infatti c'è scritto che è fatta con vera roccia. Ha una consistenza un po' collosa, se c'è della colla dentro. E iniziamo a giocare. Ok, voglio subito provare a fare uno stampino, quindi prendo un po' della mia Kinetic Rock, la metto qua dentro. Attenzione, attenzione, masso in arrivo. Oh, eccolo qua, ne possiamo fare tantissimi.
riparo degli altri. Eh sì, è tipo ghiaia, ecco, tipo ghiaia. Un'altra roccia. Guardate come vengono bene. Ne facciamo ancora un'altra. E poi andiamo con l'escavatore. Olè. Raccogliamo. E mettiamo dentro. Ancora, prendiamo altra roccia. No, si è staccato. Tac. Oh, ma insomma. Prendiamo uno di questi sassi. Li solleviamo. Olè. Mettiamolo qua. Adesso voglio vedere questo come funziona. Dentro ha una rotella. Vediamo un po'. Ah, ecco così. Forte! Divertentissimo, spassoso. Ancora, ancora, ancora. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Che bello. Poi possiamo modellarla come più ci pare, quindi possiamo fare per esempio senza bisogno degli stampi, possiamo fare delle altre rocce modellandola semplicemente con le mani. Un'altra roccia, possiamo fare anche tipo un muretto. Proviamo a farlo, dai. È proprio divertente, è molto creativo come gioco. E lo modelliamo un po' come crediamo. Tipo un muretto, non sporca, cioè i sassolini, magari rimane qualche sassolino attaccato alle mani, ma poi si stacca tranquillamente. Ed è molto divertente. Terra! Peppa, cosa ci fai qua? Ho visto un po' di terra su cui giocare. Sì! No, Peppa, avevo appena costruito il muretto. Dai, fammi giocare, ti prego, ti prego, ti prego. Che bello, quanto mi piace. Oh, sprofondo, sprofondo, sprofondo. È bellissimo. Lo so che ti piace giocare con la terra, col fango. Tu basta che ti sporchi, sei contenta. Sì, in effetti sì. Ma tanto è estate, poi dopo mi faccio la doccia, non è un problema. Va bene, non è un problema, allora gioca. Grazie,
dai, fammi giocare. Saltello, saltello, saltello qua sulle rocce. Che bello. Posso romperle quelle? Va bene, rompile pure. Sì, urrà! Allora salto qui. Mamma mia, però non farti male, sono rocce. No, no, tanti sono morbide, non ti preoccupare, non mi faccio male. Va bene, va bene, va bene, Peppa. Ma è bellissima questa cosa, come si chiama? Si chiama Kinetic Rock. Bella la Kinetic Rock, mi piace tantissimo. Yuhu! Che bello, guarda, salto e poi sprofondo. Ah! Troppo forte, troppo forte. Posso provare quel camion lì dove c'è quel signore? Fammici pensare. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Va bene, dai, va bene, te lo faccio provare. Sì! Ma lo vuoi guidare tu? No, mi ci voglio sedere sopra. Ah, va bene, ok. Che gusti bizzarri che hai, Peppa. Allora, ti metto qua dentro. Sì, dove c'è la terra? Che bello! Ah, che sensazione bellissima! E adesso? E adesso voglio che questo signore raccolga un po' di roccia e la metta dentro il camion. Ma Peppa, ma non puoi fare come tutti i bambini normali che magari vai a farti un giro al mare. Io sono Peppa Pig. Va bene, lo sappiamo che sei Peppa Pig. Allora, raccogliamo. Sì! Pronta, Peppa? Arriva, eh? Sì, sono pronta. Pronta, pronta, pronta? Sì. Oh, ecco qua, Peppa, tutta addosso. È bellissimo. Mi lasci giocare qua? Va bene, ti lascio giocare qui e salutiamo i bambini, però. Sì. Ciao, bambini. Ciao. Ciao, bambini. Ci vediamo alla prossima puntata. Ma che bello, che bello, che bello, che bello, che bello.